Allora, buonasera a tutti, sono le 23:02, siamo in diretta dalla cucina, in un posto molto, molto tranquillo di casa per chiudere un po' questa giornata insieme e per tentare di sperimentare un meccanismo di dialogo tra di noi per vedere se in questa strana quarantena che stiamo tutti noi facendo, riusciamo a ritagliarci un po' di tempo per riflettere, perché una delle cose che a me più colpisce in questo momento è naturalmente, fisiologicamente, il bisogno di avere dei momenti di approfondimento, di riflessione. Ci sono tre emergenze. Una è l'emergenza sanitaria, una è l'emergenza economica e una è l'emergenza istituzionale. Ecco, queste tre emergenze che abbiamo di fronte a noi sono molto difficili da affrontare. Io vorrei che pacatamente, visto che siamo qua, la sera tranquilla, tutti insieme, Raffaele scrive da Ercolano, ciao Raffaele, per favore salutami il sindaco Ciro Bonaiuto, che è stato visto adesso come modello da tanti giornali internazionali per come sta affrontando l'emergenza coronavirus, sindaco di Ercolano. Elio DG, presidente, leggete i messaggi solo se mi dai del tu e non del voi. E tante persone che stanno scrivendo sia su Facebook che su Instagram. Bene, la mia idea è quella di, con molta calma, di fronte alla fine della giornata, provare a approfondire insieme e approfondirlo anche chiedendo l'aiuto. Magari adesso proveremo qualche telefonata via Skype con qualche amico che ci possa aiutare a capire che cosa sta veramente accadendo. Intanto Sebastiano scrive dalla Croazia, corona terremoto della neve, un abbraccio, mentre Giuliano mi scrive ti hanno messo in cucina. Beh, devo dire che sei perspicace Giuliano, si era abbastanza visto. Mi piacerebbe tentare di approfondire insieme questi pensieri, approfittando del fatto che stiamo vivendo un'esperienza per molti aspetti unica, fortunatamente unica. Siamo tutti chiusi in casa, siamo tutti chiusi a cercare per quello che è possibile di dare una mano. Tutti noi stiamo dando una mano, ma i primi che vanno ringraziati sono i medici, gli infermieri, sono le persone che anche adesso magari stanno smontando il turno, coloro i quali hanno lasciato la propria città per andare a dare una mano in Lombardia o che stanno dando una mano negli ospedali del sud. È un tema che sento molto, quello degli ospedali del sud, perché la diga in Lombardia sta reggendo con molte, molte difficoltà, ma sta reggendo. Nel momento in cui il coronavirus arrivasse nel sud Italia con forza, con la stessa presenza con cui è arrivato in Lombardia, sarebbe una strage, una ecatombe. Quindi a tutti i medici e gli infermieri va il nostro grazie, il primo pensiero. Dico che dobbiamo dare le mascherine, gli strumenti di protezione ai medici e agli infermieri, non dare soltanto il grazie, perché secondo me questo è un passaggio fondamentale, cioè noi non dobbiamo fare nessun tipo di polemica, ma dobbiamo chiedere alla protezione civile, ai commissari speciali, date gli strumenti di protezione ai nostri medici e ai nostri infermieri. È allucinante che ci sia una percentuale così alta di contagiati tra i medici e gli infermieri. E poi naturalmente, come tanti stanno scrivendo, dopo aver parlato di emergenza sanitaria, parleremo un po' di economia, anche perché giovedì io interverrò al Senato e mi piace il pensiero di poter ricevere da voi anche qualche suggerimento per le cose che dovremo dire. E infine chiuderemo sulla questione dell'emergenza democratica. Sotto il profilo dell'emergenza sanitaria, lasciatemi dire che Sergio stamattina, anzi no, oggi pomeriggio mi ha scritto Sergio Massa 1963 gmail.com, mi ha mandato un'email. Ti chiedo se nel collegamento di questa sera puoi dedicare per un eroe, due parole per un eroe silenzioso, il prete di Bergamo morto per aver ceduto il suo respiratore a un paziente più giovane. A me quel sacerdote, l'avevo letta, mi ha colpito moltissimo. Mi ha colpito moltissimo perché è proprio un gesto come quando in guerra qualche sacerdote si offriva per il suo popolo, no? O un carabiniere come salvo d'acquisto. È pazzesco pensare a quale coraggio abbia una persona che decide di
dare la vita per chi è cattolico, per chi è cristiano. Il Vangelo dice: non c'è un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Chi è genitore pensa che saremo pronti domani mattina a dare la vita per i nostri figli, però poi quando si arriva al momento chiave, come ha fatto quel sacerdote, sono d'accordo con Sergio, è bello dedicare due parole a lui. Così come è importante sottolineare, lo scrive, non vedo il nome, per chi è in casa e magari sa di situazioni di difficoltà, l'importanza di chiamare il numero 1522 per chi soffre, per chi vede, per chi ha situazioni di violenza in casa. Il ministro Bonetti, Elena Bonetti, più volte ha sottolineato l'importanza della battaglia contro la violenza domestica soprattutto, che poi purtroppo in alcuni casi talvolta rafforzata, esasperata, amplificata dalla vita insieme, e anche per questo credo che sia importante sottolineare. Ci sono poi tanti altri messaggi che arrivano, che vengono più sugli ordini professionali, come dice Federica Pasanella, le casse professionali. Aurora ricorda il nome di Don Giuseppe Berardelli, di cui parlavamo prima. Tutti i vari passaggi. Giuseppe, sto consumando gli ultimi giga per scriverti, salutami. Io, Giuseppe, ti saluto, ma te i giga consumali per bene. Tra l'altro, una delle cose che vorrei che facessimo insieme nei prossimi giorni, ne parlavo oggi con mia moglie, con l'insegnante, a proposito delle lezioni a distanza che vengono fatte, è se va avanti questa sorta di quarantena, bisognerà dare dei giga a tutti, perché chi per esempio sta a casa e utilizza la rete per fare scuola, molti dei ragazzi che sono su Instagram hanno questo, sanno perfettamente che non è giusto che finire i giga semplicemente per studiare, che è la cosa più importante, però questo è un aspetto che dovremo affrontare. Allora, finiamo il primo capitolo. Noi abbiamo un'emergenza sanitaria pazzesca. Oggi il numero dei contagiati continua una percentuale di abbassamento. Ci sono molti dati. Oggi è uscito il Financial Times, il professor Forti della Fondazione Edison aveva già fatto qualcosa in questo, anzi era stato uno dei primi a sottolinearlo, per far vedere come tutti i grafici di tutto il mondo dimostrano che la curva è in salita ovunque, non soltanto in Italia. Ecco, il leggero decremento che c'è in Italia sui contagiati, la percentuale lascia ben sperare, ancora i decessi sono troppi, 6.000 persone. Penso però che il punto fondamentale nel quale ci troviamo a vivere, la situazione fondamentale nella quale ci troviamo a vivere, ci porta a dire che dobbiamo contenere adesso, dobbiamo evitare che al sud ci sia l'ecatombe e poi piano piano dovremo fare un piano di ripartenza. Intanto Prisco scrive che la Federico II ha dato giga gratuiti a tutti, questo è un fatto positivo, l'università. Antonella dice: i dispositivi per il sud non sono ancora arrivati. Serena dice: Vodafone li sta dando agli studenti dei 14 anni, ma immagino sia solo per chi fosse già cliente. E vabbè, poi ci sono i soliti tipo toglietevi i vitalizi, sono il solito modo che noi abbiamo per cercare di dare un aiuto psicologico a delle persone chiuse in casa che non sanno cosa dire se non continuare sulle solite discussioni. Lorella dice una cosa molto bella, molto drammatica, molto triste, ma con molta sensibilità, con bella sensibilità, dice: mi ha molto colpito la vicenda dell'infermiera che si è suicidata. Io penso che una delle cose che dovremmo fare, l'abbiamo lanciato oggi con Italia Viva, è l'istituzione di un numero verde, che già c'è in tanti comuni, ma a livello anche centrale, di una struttura che possa nelle prossime ore accompagnare i problemi psicologici di chi vive la fase di difficoltà. Ecco, penso che sia molto molto importante dare una mano, perché ragazzi, se dovremo stare chiusi, certo non fino al 31 luglio, ma se dovremo stare chiusi così a lungo in casa, serve anche un aiuto psicologico. Ora io però, per approfondire questi temi, di come Giancarlo dice, oggi le notizie da Bergamo sono devastanti, tra l'altro ne approfitto per fare gli auguri di buon compleanno a una persona che sta mettendo il cuore in quello che accade a Bergamo e che è amico di molti di noi, vale a dire il sindaco Giorgio Gori, oggi fa 60 anni, l'ho scritto prima dicendo che probabilmente tutto si sarebbe atteso tranne che un compleanno del genere, e penso che nel fare gli auguri dico grazie a tutti i sindaci che sono in prima linea. Fare il sindaco è fantastico, è bellissimo, è il mestiere più bello del mondo, ma ragazzi, anche per tutti quelli che vi dicono che la politica è brutta, fa schifo. Fare il sindaco significa stare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in mezzo ai problemi delle persone. Immaginate in questo caos.
quanto soffre un sindaco e anche e soprattutto i sindaci dei piccoli comuni. Io penso che da questo punto di vista sia molto importante che tutti noi facciamo sentire la nostra vicinanza e solidarietà, in questo caso a Giorgio e agli altri. Ginevra, perché a prescindere dalla destra e dalla sinistra non vi unite per il bene del paese? Io penso che questa vicenda debba unire tutti, poi avremo modo di litigare sulla politica come è giusto che sia, ma penso che destra, sinistra, tutti stiamo lavorando insieme perché l'Italia esca viva da questa situazione. Vabbè, ci sono troppi medici contagiati, c'è qualcosa che non sta funzionando. Mariangela, penso che sia un elemento di assolutamente sacrosanto. Potremmo continuare con tantissime. Domenico Maniero, perché non propone di dare un premio a tutti gli infermieri che lo meritano? Io dico che non si tratta soltanto di un premio economico che sicuramente va riconosciuto, medici e infermieri. Stavo pensando però anche che mi ha molto colpito che coloro i quali sono morti in servizio per me sono assimilabili a eroi di guerra, cioè io rifiuto l'idea di parlare di guerra, però effettivamente chi muore in servizio come medico, il medico di famiglia di Codogno, i medici contagiati in corsia, avrebbe diritto secondo me ad essere trattato dallo Stato, anche la sua famiglia naturalmente, con le stesse caratteristiche di chi muore in guerra. C'è una considerazione di Alessio, i tamponi volati negli Stati Uniti, riserva strategica per il paese. Ecco, apriamo una parentesi e poi passiamo al primo ospite per telefono. Questa storia dei tamponi, per come ce l'hanno spiegata, il post, tra l'altro sto facendo un ottimo servizio, www.ilpost.it, che sta facendo un lavoro bellissimo di comunicazione in questa vicenda del Covid, dimostra che in realtà si tratta di tamponi, di parte del procedimento finalizzato ai tamponi, che quel pezzo lì è presente in abbondanza, cioè il fatto che alcuni siano stati venduti agli americani non significa che siano stati sottratti, perché ve ne sono in abbondanza quel pezzo lì di tampone. Il punto è che i tamponi sono ancora troppo pochi e che, lasciatemelo dire senza demagogia, bisogna che i tamponi li facciano innanzitutto coloro che sono in prima linea, cioè medici e infermieri devono avere il diritto di fare i tamponi. Purtroppo ancora non è così e io penso che da questo punto, sotto questo profilo, bisogna fare tutti uno sforzo per dire che i tamponi vanno fatti, poi probabilmente vanno fatti a tappeto in alcune zone geografiche, ma sicuramente vanno fatti a chi va in corsia. Allora, dicevo, ancora, cosa pensi del medicinale che avrebbe, dice Clizia, risolto tutti i problemi? Fidiamoci della scienza, fidiamoci di ciò che dice l'AIFA, tra l'altro sta sperimentando questo, fidiamoci di coloro i quali sono oggi in prima linea per spiegare se i farmaci funzionano o no. Se c'è una cosa che veramente, a mio giudizio, resterà di questo dramma, è che finalmente la gente ha capito che non si deve fidare degli apprendisti stregoni. Cioè non trovate più un solo Novax in Italia. Anche perché, fatemelo dire così, questa drammatica quarantena è il trailer di un film che è il mondo Novax. Cioè, se il mondo fosse Novax, se il mondo fosse tutto senza vaccini, noi vivremmo come stiamo vivendo in questi giorni. Questo Covid sarebbe il trailer del film della nostra vita. Ecco che io gliel'ho detto in faccia in Parlamento, alla taverna, perché presiedeva la taverna: se c'è una cosa positiva ovviamente nel disastro, nella tragedia, è che perlomeno quelli che seguivano gli apprendisti stregoni hanno smesso di seguire gli apprendisti stregoni. Ne riparleremo. Carlo dice: quando riapre le scuole, ne parliamo tra un attimo. Emanuela dice: il Veneto fa un monitoraggio serio. Beh, sul tampone assolutamente sì, bisogna dirlo. Io penso che non ci siano colori politici che tengano, ma quello che ha fatto Zaia sui tamponi è molto buono, così come sono molto convinto di quello che hanno fatto ad esempio il presidente della regione, della mia regione, Enrico Rossi, e l'assessore Saccardi in Toscana o da altre parti. Non dimenticatevi la scuola, Matteo, noi insegnanti facciamo i salti immortali, scrive Francesca, e io credo che sia molto vero, molto importante. Dicevo, fermiamoci un secondo, e proprio a proposito di scienze e di persone competenti, proverei a chiamare insieme a voi su Skype, lo sentirete soltanto perché i miei potenti mezzi, che sono iPad, telefonino e computer, non mi permettono di metterlo anche in onda in contemporanea,
un amico caro che si chiama Roberto Cingolani. Tutti voi conoscete Roberto Cingolani. Roberto Cingolani è probabilmente il principale esperto di futuro che ha il nostro paese. Lo sto chiamando su Skype e vorrei scambiare due parole con lui, che conoscono gli amici della Leopolda, ma che conoscono soprattutto gli scienziati. Eccoti qua Roberto, sono in diretta su Facebook e su Instagram e ti sentono qualche centinaio, qualche migliaio di amici e stavo appunto raccontando delle tre emergenze, l'emergenza sanitaria, l'emergenza economica e l'emergenza istituzionale democratica. La cosa che ti volevo chiedere, tu che sei per molti di noi un punto di riferimento assoluto per la qualità, Roberto Cingolani è non soltanto un grande esperto di futuro, non è bello chiamarlo futurologo perché i futurologi spesso sono persone che non sanno che cos'è il futuro, ma un esperto di futuro, di innovazione, di tecnologia. A Genova ha creato nel 2005-2006, qualche anno era l'IIT, Istituto Italiano di Tecnologia, forse il posto più avanzato in Italia e forse anche in Europa sulla robotica e non soltanto sulla robotica. Poi qualche mese fa, chi è stato alla scuola a meritare l'Italia al ciocco, se lo ricorda, ha lasciato l'IT perché è giusto dopo un po' lasciare e cambiare ed è oggi il responsabile di tutto il grande mondo dell'innovazione di Leonardo, l'ex Finmeccanica. Ora, Roberto è per me un punto di riferimento assoluto, una delle persone più intelligenti e più competenti che io conosca. Allora Roberto, quello che ti chiederei, ringraziandoti del tempo, peraltro ci sono dei commenti, Ginevra 1804 dice che sei un genio. E altri ti salutano, ora, non esageriamo. Alfredo, un grandissimo Roberto, quindi ancora non ha detto niente, fatelo parlare. Però è bello che ci siano tante persone che ti conoscono. Che pensi della situazione? E per te, che hai scritto peraltro recentemente un libro proprio su come gestire, su come prevedere, prevenire e in qualche modo vivere la prevenzione, come immagini, diciamo, come uscirà il mondo da questa situazione di emergenza e magari anche se ci aiuta a capire dal tuo osservatorio in che tempi. Sì, buonasera a tutti. Dunque, io credo che noi dobbiamo distinguere, come si fa sempre, il breve termine, quello che si chiama lo short term, da quello che succederà entro il prossimo anno e da quello che poi sarà il futuro più a lungo termine. Francamente, concordo abbastanza con chi dice che questo evento, questa pandemia ci cambierà in maniera importante, sia dal punto di vista della sociale, sia dal punto di vista delle regole dell'organizzazione. E devo dire che forse la riflessione principale in questo momento che bisogna cominciare a fare è come faremo funzionare il nostro paese, ma non solo, perché una volta tanto questo è un problema di tutti, non solo italiano, e quindi bisognerà cominciare a pensare come ottimizzare alcune cose. Quindi partiamo da alcuni numeri, no? Allora, se ci pensiamo, il coronavirus è sì una grande sfida, però numericamente è tutto sommato una cosa piccola. Noi siamo 7 miliardi di abitanti su questo pianeta e al momento si parla di qualcosa come 400.000 infettati e sia pure numeri molto grandi in termini di decisioni, però una frazione percentuale molto molto piccola rispetto alla popolazione globale. Questo vale sulla popolazione globale, sulla popolazione italiana, sulla popolazione di una città. In Italia, diciamo, i numeri odierni parlano, finalmente sembra essersi un po' invertito il numero di contagi giornalieri, quindi si comincia probabilmente ad avere dei segnali di contrazione dell'epidemia. Stiamo parlando di 70.000 persone totalmente contagiate, queste comprendono gli sfortunati che hanno perso la vita, i guariti, parliamo di 70.000 persone su circa 60 milioni di persone. No? Quindi allora, la prima domanda che si fa è, ma giustificano? Ecco, ti abbiamo perso adesso. Prima domanda che si fa, mi senti Roby? Riconnessione in corso, prestazione di rete scarsa, che non è una bella figura per tutti noi, ma non è certo colpa nostra. Vediamo se riusciamo a richiamare. Eccolo qua. Vediamo se stava riprendendo e lo richiamiamo. Intanto, Pronto? ecco, era caduta Eccoci? la linea. Vai, vai, perfetto. Sì, adesso ti sentiamo. Ma che? Guarda che. Roberto, mi senti? Sì,
Adesso ti provo a parlare adesso, vediamo se riusciamo a parlare. Riprovo. Credo che Mi lei. sento bene, non ho. Noi ti sentiamo bene, vai. Pronto? Ti sentiamo bene, vai. Ok. Allora, una delle domande che ci si pone inizialmente è come tutto sommato questi numeri che fanno paura perché sono migliaia di persone che soffrono, che hanno perso la vita, però stiamo parlando di una percentuale dell'ordine dello 0,1 o 0,5% di una popolazione totale, no? Quindi sembrerebbe un controsenso per certi versi. In realtà il vero punto, oltre alla sofferenza comunque in valore assoluto di molte persone, è che questi numeri, fondamentalmente piccoli rispetto alla grande massa, hanno messo a dura prova il sistema in generale Certo. dei grandi paesi, delle grandi democrazie, oltre che dei paesi più deboli. E l'hanno messo alla prova perché abbiamo visto che quella combinazione di tecnologie che noi abbiamo calcolato che il numero di posti in terapia intensiva fosse sufficiente, ma appena abbiamo avuto uno 0,5% di problemi in più sulla popolazione globale, l'infrastruttura non è stata sufficiente. Oggi ci rendiamo conto che persino l'infrastruttura digitale non è sufficiente perché siamo tutti a casa a lavorare e la banda non basta. Quindi io credo che una prima indicazione molto importante che viene da questo fenomeno così orribile, così doloroso, ma che in valore assoluto non è così gigantesco se ci pensate, la prima indicazione è che tutti si pentono di non aver investito sulle infrastrutture quando era il momento. Non è solo un problema italiano, sia chiaro. Perché anche chi ha avuto più coraggio e più fortuna in realtà adesso si trova diciamo, a patire, forse un po' meno di noi, ma in generale a patire. Allora, il primo messaggio di questo periodo molto difficile per noi è dovremmo recuperare il passato, investire in infrastrutture, investire in cultura, in ricerca, in laboratori, in ospedali, in sanità pubblica. È un investimento che si spera non debba servire mai, ma quando serve uno si pente di non averlo fatto. Il Assolutamente. secondo punto che secondo me è fondamentale, io adesso vorrei, diciamo, guardiamo con un attimo di ottimismo, no? Gli altri paesi ci stanno entrando nella fase in cui siamo entrati 2 settimane fa, 3 settimane fa, cominciamo a vedere alcuni segnali di inversione delle curve di contagio. Negli ultimi 3 giorni, ho davanti a me i dati, c'è stata una diminuzione percentuale, cioè ogni giorno si sono infettati prima il 12%, poi il 10%, poi l'8%, ieri e oggi intorno all'8%. È chiaro che sono sempre numeri grandi di persone che soffrono, però diciamo, già il fatto che percentualmente di è un che probabilmente va a durare. Allora, per non illuderci, se fra settimane più o meno diremo siamo, diciamo, la parte epidemica acuta si sta ritirando, non vuol dire che noi fra 8 settimane o 10 settimane usciamo e torniamo in pizzeria, torniamo a lavorare 10 persone in una stanza di 30 metri quadri, perché in realtà non è stato sconfitto il virus, è stata una politica corretta di confinamento delle persone, quindi di distanziamento delle persone, che ha consentito di schiacciare e ritardare il contaggio. Questo passaggio è Ma molto il importante. contagio ritorna. Ecco, questo Finché non sai. passaggio, scusa Roberto, questo passaggio è molto importante, così ci chiariamo. Noi non torneremo ad abbracciarci tra una settimana, un mese. Noi arriveremo, torneremo alla normalità, presumibilmente quando il vaccino produrrà i suoi effetti, corretto? Possiamo dire che noi torneremo alla piena normalità tra quanto? Un anno e mezzo? Un anno? Mettiamola giù così, ad essere anche ottimisti, supponendo che il caldo aiuti come succede in molte influenze, ho detto supponendo, perché non c'è nessuna prova scientifica, supponendo che nel frattempo aumenta un po' l'immunità generalizzata, che non sarà l'immunità di gregge, E l'ha capito anche Boris perché Johnson. poi, L'ha eh sì, capito anche quando si Boris spera, Johnson che non sarà l'ha l'immunità di capito anche lui, gregge. Ebbene. guardate, io vi posso dare qualche numeraccio, se fra 2 mesi è andato tutto bene, abbiamo, che so, 20, 130, facciamo 200.000 italiani che sono stati contagiati, in larghissima misura sono guariti. Ora, questi 200.000 guariti che sono probabilmente immunizzati, comunque sono 200.000 su 60 milioni, gli Certo. altri 59 milioni e 800.000 Non c'è dubbio, però il passaggio quelli sì, no, perché qui c'è ancora non la. ma se dovendo provare a dare un messaggio a chi ci ascolta, noi possiamo immaginare che questa vicenda ci cambierà profondamente anche nel modo di vivere quotidiano, sperando di poter uscire il prima possibile
dalla situazione di Certo. quarantena in cui siamo, ma ragionevolmente, almeno per un anno e mezzo, è una stima corretta quella che sto facendo, o secondo te è una stima ottimista? Allora, facciamo così, no, forse ottimista no, facciamo così, visto che ci sono già dei vaccini in fase di sperimentazione e ci sono i migliori tecnici e laboratori del mondo nei migliori ospedali che ci stanno lavorando con tanta dedizione, se nel primo quarto del 2021, se a fine anno il vaccino è identificato o anche più di uno e diciamo, lo si riesce a mettere in produzione in quantità tali da poter fare una massiccia campagna di vaccinazione, a quel punto sì che possiamo dire che il grosso della popolazione comincia a immunizzarsi e quindi a quel punto si può dire che diciamo, in qualche modo è debellato almeno l'oggetto odierno, diciamo, il virus di oggi, Certo. allora a quel punto uno può cominciare a dire posso rilasciare l'attenzione, ma io quello che vedo sono i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, no? Ho fatto Sì. proprio il minimo, nei quali probabilmente non ci sarà una grande immunizzazione diciamo, di gregge diffusa, non ci sarà ancora il vaccino e noi non possiamo però bloccare tutto quanto, non siamo tutti coscienti perché sennò diciamo, moriamo di fame, non moriamo di vaccino. Allora a Assolutamente. quel punto adesso bisogna cominciare a pensare che tipo di metodologia mettere in piedi. Io tecnicamente credo che uno dei principali aspetti sia quello di garantire che in un sistema durante le ore lavorative, per esempio, ci debba essere, che ne so, 1,5 m, 2 m di distanza media fra due persone che lavorano nello stesso ufficio, nella stessa catena di montaggio. Il che vuol dire che probabilmente, non so, facciamo 3 turni sulle 24 ore, in modo tale che diciamo, diluiamo la presenza o diminuiamo la densità di personale nello stesso Ecco, su posto. questo Roberto, poi riprenderemo questo ragionamento, però ecco, la cosa sintetica che io vorrei provare a far passare con un po' di semplificazione da parte mia è questa. Siccome tanti mi stanno scrivendo, ma quando ne usciamo, quando veniamo fuori, che cosa accadrà? Altri scrivono delle scuole parliamo verso la fine, prima di mezzanotte ne parliamo, ma arriviamo sulle scuole. Sì, Il sì. punto però che vorrei dire con Roberto è cambierà il modello anche di concepire l'organizzazione del lavoro e le modalità di lavoro. Poi naturalmente tutti noi faremo le nostre riflessioni sulla vita personale, ma cambierà il modello di organizzazione del lavoro. Ora, se c'è una cosa su cui Cingolani per me è il numero uno in Italia e non soltanto in Italia, è immaginare che tipo di lavoro faremo nei prossimi anni. Ecco, tra l'altro poi molti chiedono, ma c'ha un profilo Twitter Roberto Cingolani, c'ha dei, dopo vi dice, diciamo, è un No, po' sono un refrattario ai eremita. social, cioè fa l'innovatore ma è un po' un eremita da questo punto di vista, il principale esperto di robot, ma poi su social fa un po' di fatica. Però il concetto è che se tu dovessi immaginare, mi rendo conto che ti faccio la domanda più da sfera, da palla di vetro, da sfera di cristallo, che tipo di investimenti faresti tu se tu fossi oggi il primo ministro, il ministro dell'innovazione, alla luce anche di quello che è successo? Perché è evidente che tutti noi sappiamo che dobbiamo investire in prevenzione, in sanità, in ricerca, dobbiamo cambiare probabilmente anche il business model del nostro paese su questo, ma se tu dovessi immaginare in questo decennio che si apre con questa terribile epidemia, pandemia del Covid, su quali temi dovresti, diciamo, investiresti più di ogni altro? Qualcuno scrive qui, Allora, biotecnologie mediche, tanti altri messaggi che arrivano. Su cosa investiresti tu? guarda, io sto maturando sempre di più un convincimento. Noi abbiamo creato un sistema un po' perverso che sostanzialmente fa questo. Abbiamo scatenato una rapidissima corsa a produrre, a vendere, quello che in un tempo si chiamava consumismo, poi globalizzazione, adesso lo chiamiamo in un altro modo, ma insomma in generale abbiamo fatto questo. Abbiamo messo sotto stress, sotto pressione tutto quello che abbiamo, il sistema produttivo, il sistema educativo, il sistema della ricerca, il pianeta, l'ambiente, tutto, non rendendoci conto che abbiamo creato dei debiti, non solo economici, perché noi, non tanto gli italiani forse, ma in generale i paesi del G20 tendono a vivere più a debito, come sapete benissimo, che diciamo sulle reali risorse. Abbiamo altissimi debiti che crescono, pretendiamo di crescere col PIL costantemente, e in realtà però non computiamo mai bene, in maniera corretta e reale, il costo del debito, che non è solo il debito economico, ma è anche il debito ambientale. Stavo in Certo. questi giorni valutando
partendo dal GEO-6. Il GEO-6 è il rapporto delle Nazioni Unite, è un malloppo di 800 pagine appena pubblicato, ogni 2 anni viene aggiornato, che diceva che ci sono migliaia di miliardi di dollari, se non vado errato 1.700 miliardi di dollari, che è il costo delle catastrofi indotte da cambiamenti climatici ed altre questioni, diciamo, di natura catastrofica, antropogenica, quindi creata dall'essere umano, e noi questo costo non lo mettiamo mai accanto come una perdita, accanto a quello che invece per noi sono le revenues, cioè sono i guadagni, ciò che diciamo, ci fa alzare il PIL. Se Certo. uno si ricalcolasse quanto pesano queste cose, noi dovremmo mettere in discussione anche il nostro modello economico, perché non è vero che se il mio PIL è cresciuto del 2% io sto bene, perché ho fatto danni per 4% che però pagheranno i miei nipoti, non li pago io, perché sono Certo, quelli dell'acidificazione certo, certo. degli oceani, della deforestazione, del mancato riciclo di materiali velenosi, eccetera, eccetera, del cambio di biodiversità. Allora, dove io investirei, per tornare alla tua domanda, innanzitutto farei un poderoso programma, ma poderoso, che è tecnologico e culturale, sulla sostenibilità dell'umanità nel futuro, che è un problema integrato di sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, a partire dalla gender, dalle disuguaglianze, a partire dalle inequalities che sono nel mondo, e anche tecnologico, perché purtroppo questa sfida la si vince con le tecnologie avanzate, non è che la vinci facendo la danza della pioggia. Questo vuol dire riformare il modello della scuola, dell'università, anche rimettere, forse spostare un po' la finanza, che in questo momento le strategie sono fatte dalla finanza, ma questo è un errore. Le strategie non le può fare la finanza dovrebbe recuperare il giusto peso nella società, non essere il driver. Ti fermo un Tu ora secondo, si parla più di Roberto. finanza che di altro. Ti fermo su Sì. questo. Intanto sono arrivati centinaia di messaggi, non sono riuscito a prenderli tutti. Ho visto qualche persona anche conosciuta, ho visto Mattia Palazzi, che è il sindaco di Mantova, che diceva: ora è il momento di fare gli Stati Uniti d'Europa. Io sono totalmente d'accordo con Mattia. Ora su questi temi dovremmo fare l'Europa. Però lo dico a chi ci sta seguendo. Tanto, questa è una cosa che siamo tra di noi, sono le 23 e 34, siamo tutti in quarantena. Quello che sta dicendo Roberto Cingolani oggi è una grande domanda per la politica, ragazzi. Cioè, quello che noi dovremmo fare, quello che noi potremmo fare è esattamente immaginare adesso il futuro. Noi siamo rimasti un po' scoperti, colpiti, presi in contropiede dall'epidemia. E vi garantisco che anche io, quando ho visto arrivare le notizie, ho capito meglio perché un grande leader che si chiamava e si chiama Barack Obama, tutte le volte ci faceva aprire le riunioni del G7, del G20 parlando di Ebola. Perché nel 2014, se avessimo perso il controllo di Ebola anche in Italia, in Europa e non soltanto in Africa, sarebbe stata una strage. Questo vuol dire che quando un politico è capace di prevedere, le cose si evitano, le cose cambiano. Ecco, quello che vi sta dicendo Roberto, a mio giudizio, che è molto importante, è che su questi temi della sostenibilità, intesa non soltanto come sostenibilità ambientale, ma sostenibilità dello sviluppo, c'è uno spazio d'azione politica bellissimo. E quindi vorrei invitare tutte e tutti voi a credere nella politica, a non vedere soltanto le stupide polemicucce quotidiane che ci sono e che talvolta mettono anche in crisi ciascuno di noi. Stefano Filippo dice: la politica non si è mai fatta queste domande e si vede. Non è vero, è che spesso di queste cose non riusciamo a parlare. Allora, nel ringraziare Roberto, voglio dirvi che lui e io, anzi lui e gli altri professori, penso a Mario Rasetti ed altri, avevano avuto un'idea geniale, giustissima, di fare dell'Human Technopole a Milano, nell'area del Post Expo, esattamente un luogo in cui innovare su questi temi qua. Poi non voglio adesso, come dire, rigirare il coltello nella piaga, perché so che Roberto un po' ci è rimasto deluso per alcune cose che sono accadute dopo, ma non facciamo nessun tipo di polemica. Però il concetto che vorrei dirvi è seguite le cose che dice Cingolani, leggete i suoi libri, sono su Amazon. Basta ordinarli, visto che ovviamente in libreria non si può andare. Tra l'altro c'era chi diceva: almeno riapriamo le librerie. Non è una cattiva idea, secondo me i libri sono servizi essenziali almeno quanto le edicole e il cibo, ma questa è un'altra storia. Però per me il punto fondamentale, non potendo stare tutta la sera a chiacchiera con Roberto, è: vi prego,
su questi temi ciò che dice un esperto di futuro come Cingolani costituisce una grandissima provocazione a tutti e a tutti per ragionare oggi di quello che possiamo fare. E nel ringraziare Roberto Neritti, magari se continueremo queste dirette ti rompiamo le scatole anche nei prossimi giorni, una domanda secca: tu dove sei, Roberto? Ci racconti dove stai facendo la tua quarantena? Allora, io sono a Genova, dove diciamo ho la residenza quando non sono a Roma e Leonardo, e vivo a poche centinaia di metri dove stanno ricostruendo il ponte, lo vedo dalla mia finestra. Ah, che bello. È particolarmente evocativo vedere il ponte Morandi che stanno per mettere l'ultimo pezzo, una cinquantina di metri mancano, particolarmente evocativo in un momento in cui sembra tutto crollare, la forza con cui questo ponte magnifico sta venendo su, grazie al disegno di Renzo Piano, ma devo dire anche alla forza di questa città che ha subito l'indicibile negli ultimi anni. Sono su una scrivania dove ci sono quattro computer e tre schermi, perché seguo in contemporanea i dati aggiornati da tutto il mondo sul coronavirus internazionale. Sto scrivendo dei documenti per domani mattina per Leonardo che riguardano cosa fare nei prossimi tempi, e nello stesso tempo sto cercando di continuare a studiare le cose, perché purtroppo si diventa facilmente dinosauri facendo il mio mestiere. Grazie Roberto, grazie di cuore. E l'idea del ponte come metafora anche di quello di cui c'è bisogno ci porta a discutere anche di come gestire la parte più economica e infrastrutturale di ripartenza, perché se non facciamo questo benedetto piano shock con 120 billion di euro che sono pronti, penso che non andremo da nessuna parte. Ci sono tantissime domande sulle cose di Cingolani, io magari gliele passo anche a Roberto alcune delle vostre riflessioni. Ringrazio Roberto, lo lasciamo lavorare e gli diamo un grande abbraccio, ovviamente virtuale e a distanza. Grazie Roberto, scusa se ti abbiamo sottratto la tua famiglia per qualche buona momento. Grazie. Questo per dirvi che io immagino queste discussioni come un'occasione per voi, io sono un ragazzo fortunato, ragazzo in corno, cioè 45 anni, sono un uomo fortunato perché ho incontrato un sacco di bella gente nel corso della mia esperienza, da sindaco prima e da premier poi. Mi piace pensare che queste belle persone possano essere oggetto di attenzione da parte di tutti, e sono in tanti che possono approfondire. Allora, proprio per questo vorrei fare un'altra telefonata prima di poi chiudere sulla scuola. Ci sono tantissimi messaggi, qualcuno mi chiede di dare un saluto a Bertolaso, che è stato oggi ha avuto la conferma della sua positività al Covid. Tutti con te Guido, mi raccomando, in bocca al lupo dal profondo del cuore, chi ringrazia Cingolani. Però vorrei approfondire un altro passaggio oggi sul Corriere della Sera, ed entriamo nella parte della parte economica, di come uscire dalla crisi economica. Un businessman, un manager che si chiama Giovanni Cagnoli, ha fatto una proposta per uscire dalla crisi, o meglio di come ripartire, e io credo che Giovanni sia una persona che sto chiamando adesso. Ecco Giovanni, sei in diretta audio, ti sentono po' di amici sia su Facebook che su Instagram. Stavo presentandoti come un businessman, un imprenditore, un manager che ha fatto tantissime cose di grande successo nella vita, nella consulenza, nel venture capital, in tanti settori. È uno che di come fare a far funzionare le aziende, Cagnoli ci capisce molto bene. Oggi Giovanni ha scritto un pezzo a qualcuno, aveva mandato un messaggino WhatsApp nei giorni scorsi, aveva condiviso con un po' di amici, oggi ha fatto un pezzo molto bello sul Corriere della Sera. Io vi dico la sintesi come la capisco io, ma poi vorrei che fosse Giovanni a raccontarvi che cosa è in testa. Stiamo parlando di un manager imprenditore italiano, di quelli bravi, di quelli che sono capaci di fare il proprio lavoro. Bene, il concetto è che, per come l'ho capita io, noi non dobbiamo morire di Covid, ma non dobbiamo neanche morire di fame, e rischiamo di far saltare le aziende italiane. Per questo Giovanni ha proposto una serie di procedimenti, procedure per ripartire. È corretto quello che ho detto, come l'ho spiegato, Giovanni? Sì, il concetto di fondo è molto semplice, che qui ci sono due emergenze, una sanitaria e una economica. Quella istituzionale che accennavi tu, io non ne capisco. Però le due cose vanno soppesate e bisogna gestire il trade-off, perché l'emergenza economica è tanto importante come quella sanitaria, e se noi prendiamo decisioni sulla base solo dell'emergenza sanitaria magari salviamo qualche vita, anzi sicuramente ne salviamo qualcuna, però ne perdiamo 10 volte tanto con una depressione che sarà epocale. Assolutamente sì.
questa depressione epocale che tu definisci, oggi Goldman Sachs dice che il PIL italiano crollerà dell'11,6% sul 2020, cose di cui discutere, perché se non ne discutiamo oggi siamo finiti. Come immagini di poterne uscire? Quali sono le tue proposte? Allora, le mie stime, molto più imperfette di Goldman Sachs, arrivano più o meno tra 10 e 15, quindi mi ritrovo. Per uscire... Scusami però Giovanni, nel 21 come immagini il rimbalzo, la ripresa poi? Allora, il rimbalzo dipende molto da quello che facciamo quest'anno, certo. Quello che sto per andare a descrivere, perché qui sarà una competizione tra strati tra chi rimbalza prima. Chi rimbalza prima avrà una forte capacità di competere e vincere contro chi rimbalza dopo. Però, allora, le cose da fare. Partiamo da un presupposto semplice e molto chiaro. Lo Stato sta in piedi se le aziende danno lavoro e pagano tasse. Le aziende pagano tasse poche quest'anno perché non faranno utile, anzi perderanno pressoché tutte, ma pagano tasse attraverso l'intrattenuto sul lavoro dipendente, sui contributi e sui consumi dei dipendenti. Senza lavoro e senza tasse lo Stato non sta in piedi. Quindi quando si dice PIL meno 11, le entrate fiscali faranno meno 25. Certo. Con un buco colossale. Ergo, se noi vogliamo avere la capacità nel 21 di recuperare tasse, contributi e lavoro, dobbiamo fare in modo, io ho lanciato uno slogan che immaginifico, poi non voglio che sia preso la lettera, ma un pochino sì. Primo settembre 2020, quando questa cosa sarà realisticamente finita, tutte le aziende, tutti i lavoratori ancora in pista e si riparte. Sarà dura, sarà lenta, ma bisogna tenere vive, nel senso che se le aziende muoiono e chiudono da qui a settembre, la ripartenza sarà impossibile, o comunque molto molto più lenta, molto molto inferiore rispetto a quella degli altri paesi. Ti segnalo che la Germania è già partita, cioè loro hanno detto ai loro imprenditori noi vi diamo un credito pressoché limitato per stare in piedi fino a quando la bolla è passata. Questo è un passaggio molto importante. Quando noi diciamo, perché ci sono anche qui dei commenti dicendo però io preferisco che mia nonna sia viva che non parlare di economia. Ragazzi, no, non sono due cose in contraddizione. È evidente che tutti noi vogliamo mantenere vivi i nostri nonni e le nostre nonne. Noi siamo quelli, abbiamo detto, di Enea che si carica sulle spalle Anchise e che si porta per mano a Scanio. Però siamo anche quelli che in questo momento vedono tutti gli altri paesi organizzarsi. Giovanni mi dice la Germania è già partita, che vuol dire che ha fatto un piano, ha già fatto delle riunioni parlamentari per poter immaginare una strategia, e se noi non partiamo ora, primo ci mangiano le aziende, secondo ci prendono quote di mercato, è corretto? Soprattutto la seconda, perché la prima sarà fermata per dei provvedimenti che impediranno di fare delle acquisizioni dall'estero dei valori ribassati su aziende quotate, per esempio. Poi però il privato imprenditore, se viene uno che gli offre dei soldi interessanti in un momento, o anche poco interessanti in un momento così delicato, non può essere coartato. Ma le quote di mercato sono rilevantissime. Ti faccio un esempio proprio facile. Un'azienda meccanica che sta vendendo in Malaysia mi diceva dei condizionatori, che non ha niente a che vedere con i respiratori. I cinesi stanno consegnando, questi sono chiusi, e poi tornare in Malesia e dirgli no, ma guarda che adesso ci sono ancora, è complicato. Certo. Mercato perso, finito. E quindi la velocità è chiara. E volevo tornare, Matteo, se mi permetti, sul tema della nonna, che è fondamentale, perché bisogna smetterla con questa contrapposizione della salute contro il profitto. Prima di tutto, mi permetto di osservare che il profitto paga la sanità, e i contributi e le trattenute tengono la sanità viva, che se no sarebbe problematica. Secondo, qui non stiamo comparando vite o comparando il valore di una vita, stiamo cercando di trovare una soluzione equilibrata, perché ti ricordo che nel 29, nell'ultima grande depressione, simile a quella che avremo secondo me, ci sono stati dei problemi sociali devastanti, suicidi, gente che non sapeva come mantenere la famiglia, certo. Cose brutte. Quindi sono vite anche quelle che arriveranno. Assolutamente, questo passaggio è molto importante. Nel tuo appello, non appello, nella tua riflessione di oggi sul Corriere della Sera, tu immagini una scansione temporale di ripartenza. Ce la illustri rapidamente? Ma, allora, detto che ogni giorno stiamo a guardare i dati, quindi io ho immaginato, ho il mio modellino, mi immagino una certa... Io penso, credo, spero che i contagi in Lombardia stiano, particolarmente a Bergamo e Brescia, stiano un pochino riducendosi, non ancora a Milano, deve ancora venire il picco a Milano, ma insomma penso che nei prossimi 10-15 giorni vedremo qualche minore entrata in ospedale o fortemente minore entrata in ospedale a Bergamo e Brescia. Che è fondamentale. Se così fosse,
Io credo che si potrebbe riaprire le fabbriche il 6 o il 14, approfittando del fatto che dal 6 al 14 è Pasqua, ci sono 4 giorni lavorativi perché il venerdì non conta e il lunedì non conta. E poi progressivamente darà dei segnali. Mi permetto di dire che le corsette sono irrilevanti, è un po' di demagogia parlare di corsette. Io pensavo e suggerivo verso il 1º maggio, potrebbe essere o il 20 maggio, 20 aprile, 25 aprile, l'apertura dei negozi, che è fondamentale, i ristoranti, sia pure con distanziamento, con un minimo di precauzione o con, non minimo, con delle precauzioni serie. E forse il 1º maggio le scuole, per dare almeno a questi ragazzi un minimo di rientro nella normalità e dare un minimo di segnale al paese rientro nella normalità, tenuto conto che la stagionalità di sicuro aiuterà. Nel senso che Assolutamente. sappiamo ed è provato che il caldo aiuta. Quindi l'insieme di queste cose per cercare di trovare un equilibrio, bisogna trovare un equilibrio, un trade-off tra la salute e anche la ripartenza dell'economia, che è importante. Assolutamente. Giovanni, tu hai fatto, poi andiamo sulle scuole, che è una cosa sulla quale molti stanno scrivendo e vi dico anche la mia opinione. Un'ultima domanda, poi ti lascio andare. Tu hai fatto questo appello, questa riflessione, questo pensiero, stai coinvolgendo un po' di persone, immagini di continuare, siccome tu non sei un politico, tu sei un manager, un businessman, un imprenditore, immagini di, come dire, proseguire con questo lavoro di stimolo, di sforzo che state facendo anche nei confronti del governo, cosa immaginate di fare, cosa immagini di fare nei prossimi giorni, fermo restando che come chi ci segue ha capito, io sono molto d'accordo con le considerazioni che ha fatto Giovanni e credo che sia importante che vengano da la parte produttiva della società. Poi io quello che devo dire lo dirò giovedì alle 13 in Senato. Ma tu come immagini di proseguire, Giovanni? Io non sono un politico e non lo sarò mai, non lo so e ognuno deve fare il suo lavoro. Io non sono un politico, non mi interessa, non sono capace, non è questo. Credo di avere delle idee, io le porgo a chi ha responsabilità di decisione e in questo momento c'è un'istituzione che io rispetto, che è il governo, che posso criticare perché questo è il diritto credo di averlo legittimamente, ma che ha la responsabilità e nel mio mondo chi ha responsabilità è accountable per le decisioni. Quindi io conto, noi contiamo col gruppo di interesse che mi segue, che mi aiuta e quant'altro, di porre delle decisioni e delle riflessioni al governo perché prenda le decisioni. Questi sono i ruoli istituzionali. Io non mi arrogo di far politica e, ripeto, non mi interessano nel mio ruolo. Io credo di avere delle idee, le supporto con dei dati scientifici, le propongo a chi è delegato dalla nostra istituzione e dalla nostra Costituzione a prendere queste decisioni. E poi le prenderà. È chiaro che nella mia mente chi le prende si prende la responsabilità, perché se le piglia sbagliate in questo momento il prezzo pagato è altissimo. Quindi io spero che abbiano l'attenzione e la capacità di guardare queste proposte e di trovarne magari dei migliori, perché no, io non pretendo di avere la soluzione. Chi decide deve avere però il ventaglio di soluzioni e io francamente non ne ho viste molte, questo mi preoccupa. Grazie Giovanni, scusa se ti abbiamo disturbato, ma per chi è interessato è ancora sul Corriere di oggi, sul Corriere della Sera, quindi su quello che è ancora per 10 minuti il Corriere della Sera di oggi, il 24 marzo, questo pezzo di Giovanni che è poi anche nella parte online e l'ho trovato e quindi anche googlandolo. Grazie mille, grazie di cuore, noi ci sentiamo e buona serata. Ultimi 10 minuti della nostra diretta, intanto. Dice Wislollo, scusatemi con chi si era in chiamata, stavo chiamando Giovanni Cagnoli che è un imprenditore, un businessman che ha fatto oggi una proposta sul Corriere della Sera molto bella per ripartire. Ragazzi, a tutti quelli che dicono, ah, ma noi qui cosa facciamo? Questa diretta, questa ora che abbiamo passato insieme, nasce dal tentativo di riflettere, di discutere. Se avete bisogno di slogan, andate da un'altra parte. Se avete bisogno di insultare, andate da un'altra parte. Se avete bisogno di haters o di banalità, andate pure da un'altra parte. Qui noi stiamo ragionando, cercando di capire come affrontare l'emergenza sanitaria, l'abbiamo fatto all'inizio, come affrontare l'emergenza economica, le cose che ha detto Giovanni, le riprenderemo. Io ripeto, interverrò in aula giovedì 26 in Senato. E poi c'è un'emergenza democratica che è quella di riuscire a garantire che le carceri non vivano le scene che hanno vissuto in quest'ultimo periodo, che il Parlamento si riunisca, perché è impossibile continuare con un Parlamento che non si riunisce perché ha paura. E allora che cosa deve dire un carabiniere al posto di blocco? Avrà paura anche il carabiniere o la cassiera che deve lavorare con la mascherina tutto il giorno, ammesso che la mascherina sia arrivata? E che devono dire gli infermieri, i medici? Ecco, per tutti questi motivi
penso che sia fondamentale che il Parlamento si riunisca. Chi di voi avrà voglia di darmi suggerimenti per cosa dire, per come impostare il lavoro del Parlamento, volentieri vi ascolto. La mia email è matteo.renzi@senato.it. Ho da dirvi una cosa, da dirvi la mia opinione, la mia personale sulla scuola, poi anche di questo parleremo in Senato perché giovedì mattina viene Conte, ma giovedì pomeriggio, su richiesta di Davide Faraone di Italia Viva, verrà la Azzolina, che è la ministra della pubblica istruzione. E poi però vorrei dare un messaggio alle persone che in questo momento dicono: ma io ho paura, non ce la facciamo, grazie di tenerci informati durante questo momento, Loredana, sono preoccupato perché qualcuno dice: la prossima volta fai una ricetta, mio marito borbotta. Vabbè, non è che devi scappare, tanto purtroppo siamo tutti a casa. Elisabetta, ma li leggete poi tutti i commenti, ci proviamo. Daniela, giusto riflettere. Allora, proviamo prima di arrivare a dare un messaggio finale a dire una cosa sulla scuola. Molti dicono: sei politico, sei politico. Io vi dico perché. Andrea dice: il tuo governo con la scuola non ha mai sbagliato. Lascia fare, Andrea, che io sono riuscito a mettere 10 miliardi sulla scuola e a far arrabbiare tutti. Come dico sempre scherzando, abbiamo un record mondiale. Siamo stati il governo che ha investito più di tutti gli altri sulla scuola e abbiamo fatto arrabbiare professori e non solo. Però il punto per me importante e significativo è che l'idea, considerate che io vengo da una, sono in una famiglia in cui ho il grande che deve fare la maturità, la piccolina che deve fare la terza media, moglie insegnante, figlio di mezzo che comunque studia, quindi diciamo in casa su 5 c'è l'80% giustamente alla scuola come priorità. Per me il sei politico è sbagliato. Perché il sei politico è un messaggio che mortifica la qualità. Ragazzi, lo dico a chi di voi, in particolar modo è studente, voi vi meritate di essere valutati, di essere giudicati. Non credete, vi prego, a chi continua a darvi un messaggio che è un messaggio soltanto di mediocrità. Allora, è chiaro che ci sono dei problemi, è chiaro che dovremo immaginare come gestire il finale dell'anno. La mia speranza è che si possa ritornare a scuola. Ecco perché condivido molte delle cose che ha detto Giovanni sul bisogno di ripartire da Pasqua con le aziende e poi piano piano per arrivare, nella mia speranza, al massimo, diciamo a maggio, a riprendere la scuola, perché secondo me va ripresa la scuola. Tanto il coronavirus lo elimineremo del tutto tra più di un anno, quindi noi abbiamo bisogno di riprendere la scuola. Ecco, io penso a tutti coloro che hanno studiato, lottato, fatto fatica, passato le notti a fare una versione di greco, a studiare un compito di matematica, un'equazione, un problema, una versione di inglese. Ora io sull'inglese bene, stia zitto, ma tutti costoro, tutti voi, perché dovete essere messi in un calderone di tutti uguali sei politico? Non è giusto. Quindi penso che sia dovere della politica trovare le soluzioni perché non ci sia un sei politico finale, ma ci sia la possibilità di dargli una valutazione. Poi naturalmente non sarà quella che sarebbe stata possibile ove avessimo compiuto tutto l'intero anno scolastico, ma è fondamentale per me che ci sia un giudizio di merito. Io non credo a quelli che dicono: via le prove invalsi, via la valutazione dei professori, via il merito della scuola. No, il merito della scuola è fondamentale. Noi diremo al ministro: trova tutte le soluzioni, caro ministro, perché i ragazzi possano essere valutati, perché la maturità si faccia. Vediamo in che forme, ma a mio giudizio la maturità deve essere fatta, perché non puoi pensare magari con le commissioni interne, per carità di Dio, ma la maturità deve essere fatta. E penso che, qui dice per esempio Saul: io sono stato bocciato e mi è pesato, ma non baratterei mai la bocciatura con un sei politico. Pamela, il sei politico è mortificante e sono in tanti. Lorenzo invece fa polemica: la classe di insegnanti odierna è figlia del sei politico, mentre Sara dice: sono una maestra elementare e sono d'accordo. Io non credo che gli insegnanti di oggi siano figli del sei politico, e vedo tanti insegnanti stare ore e ore a preparare le lezioni a didattica, però la didattica a distanza. Però il punto fondamentale, come dice Lore, è che l'impegno va premiato. E io, Ettore, la valutazione è essenziale. Power dice l'esame online. Ci sono tanti, invece il filosofo dice: no, il sei politico è giusto dato il momento. Alessia, sono d'accordo rispetto al giudizio di merito, e ce ne sono tanti altri. Allora, finisco la nostra chiacchierata dicendo: per me a scuola dovete avere una valutazione, sarebbe un errore che questa valutazione fosse saltasse
Ma finiamo la nostra chiacchierata. Quello che vorrei dirvi è che alla fine noi siamo un grande paese. Avete sentito Cingolani, uno dei massimi esperti mondiali di innovazione robotica. Avete sentito Cagnoli che ha fatto delle cose straordinarie nelle sue aziende, prima ha fatto consulenza, poi ha comprato aziende. L'Italia è fatta di donne e uomini che riescono a fare bene le cose che fanno. E guardate, io non so minimamente né come votano questi signori né come votate voi, non me ne frega assolutamente niente. Voglio dirvi che l'Italia, non un partito politico, è in condizioni di farcela. È chiaro che siamo in una fase in cui l'emergenza sanitaria è devastante. Siamo il primo paese per numero di morti al mondo. E questo è ingiusto. Cercheremo di capire. Però prima di arrivare a ragionare delle statistiche, ricordatevi che una persona che muore di coronavirus muore sola. Diceva De André, tutti muoiono soli. Beh, però quando tu non hai nemmeno la possibilità di stringere la mano alla persona che ti sta attorno, a tuo figlio, a una persona che ti è cara, è una cosa, un dolore assurdo. Dover tenere un collegamento via telefonino, non poter vivere il funerale, non sapere quando accade il momento del trapasso, è terribile. Allora noi sulla questione sanitaria non consideriamo le statistiche, ma consideriamo le storie delle persone che stanno dietro a questi numeri, a queste cifre aride che vengono date tutti i pomeriggi alle 18. Siamo il paese che ha più morti, siamo il paese che rischia di avere il peggiore decremento di PIL. Goldman Sachs dice 11,6%, Cagnoli vi diceva tra il 10 e il 15%. Io penso che sia assurdo che questo avvenga, l'Italia deve ripartire e farcela. La chiacchierata di oggi, come quello che faremo nei prossimi giorni, serve a dirvi che c'è chi non si arrende al declino e c'è chi proverà in tutti i modi, in tutte le forme, in tutte le salse a dare un messaggio diverso, un messaggio di speranza. Anche per chi era Sonia ma e altri, dice io ho paura. È normale avere paura, sarebbe disumano sostenere che possiamo non aver paura e vivere allegramente questa situazione, ma vi rendete conto, siamo tutti chiusi in casa, è chiaro che viviamo la preoccupazione, l'ansia. Però quello che dimostra anche una diretta di un'ora così, e siete rimasti in qualche migliaio su Facebook, in qualche centinaio su Instagram, dall'inizio alla fine ad ascoltare delle riflessioni che in televisione non ti farebbero fare perché interromperebbero costantemente, è che c'è una bellissima qualità di italiane e di italiani. E io da questo punto di vista vorrei chiedervi dal profondo del cuore di non avere paura, di non mollare. Tra qualche secondo sarà il 25 marzo, che è un giorno importante, a Firenze è il capodanno fiorentino, anche a Pisa, quindi figuratevi, una cosa di amicizia tra Firenze e Pisa, l'unica probabilmente che esiste, ma è anche per volontà dell'amministrazione centrale da quest'anno il Dante Dì, il giorno di Dante. Ed è bellissimo se ci pensate, perché il nostro padre Dante è colui il quale ha riflettuto sulla vita in modo e sulla morte nel modo più bello e più incredibile nella storia del nostro paese. La Divina Commedia è il capolavoro assoluto per me della letteratura mondiale, non soltanto della letteratura italiana. E ciascuno di noi ha una pagina di Dante che può ricordare meglio delle altre. Bene, a me torna bene chiudere questa diretta ricordando l'orazione di Ulisse e i suoi compagni, mi pare fosse il 26esimo dell'inferno. Quando dice fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e canoscenza. Ecco, noi siamo questi. Non siamo fatti per vivere come bruti, ma per seguire virtù e canoscenza. E ce la faremo. Chi ha seguito su questa diretta sa che l'Italia è un grandissimo paese e vincerà la sfida del coronavirus. Abbiamo vinto sfide peggiori, vinceremo anche questa. Buonanotte, ci sentiamo presto.